Un saluto da Mauri e bentornati qui sul canale. Quest'oggi torniamo con una rubrica che è rimasta un po' indietro e parliamo di sala arcade. Questa volta, ragazzi, in sala arcade abbiamo scoperto un titolino che dire che è bello e dir poco, almeno a mio modesto parere. E questo titolo, ragazzi, va a riprendere esattamente i cabinati degli anni 90. In particolare uno molto molto bello che ha segnato proprio un cambio di passo in quell'epoca, perché a quel tempo non esisteva nulla, ma assolutamente nulla, come Sega Rally. E quindi ora andiamo a vedere questo DD Rally, che veramente riprende esattamente tutto ciò che era esattamente questo titolo. Tra l'altro, ragazzi, questo titolo ovviamente su Steam lo trovate a poco prezzo, mi sembra intorno agli 11 euro, e questo titolo praticamente si trova ancora in Early Access, quindi adesso è proprio la parte iniziale, ma davvero dobbiamo assolutamente fare un salto su questi bolidi, quindi saltiamo subito sul gioco. Mia, ragazzi, guardate già il menu, che roba, cioè guardate che figata, già qui chi si ricorda di mio campionato 1995, ma che figata è sta roba, già le macchine in sottofondo, tantissima roba, menu semplicissimo, bellissimo, vediamo già subito come cosa c'è qui, esentato cosa, ok, vuol dire uscire, ok, no. Allora, abbiamo le opzioni, ovviamente guardate che bella la grafica, appunto, anche dei font, sono proprio, riprendono esattamente come era. Ovviamente qui abbiamo tutte le varie cose, ovviamente le varie opzioni, andiamo a vedere, ovviamente siamo dotati di pad, vediamo qua, ovviamente qui si decide la grafica, il CRT, ragazzi, volendo, ecco, vedete, potete attivare il CRT proprio per creare l'effetto proprio degli schermi di una volta a cavo catodico. Bellissimo, bellissimo, fantastico. Però lasciamolo normale, poi eventualmente uno bellissimo, poi ovviamente i controlli, ok, ovviamente i controlli, poi io non lo so se si possono utilizzare anche delle, ovviamente magari i volanti, penso di sì, ma adesso noi siamo col joypad e proseguiamo con il joypad. Riusciamo a uscire o stiamo ancora qua? Ok, allora adesso andiamo a vedere, qui abbiamo giocare, classifiche, profilo, ovviamente adesso noi andiamo su giocare, ci permette di fare un campionato, una cronometro e una pratica. Allora io a questo punto andrei subito a fare una pratica, tanto così per vedere un po' com'è. Allora a questo punto andiamo su normale. Oh, bellissimo, ragazzi, guardate che roba, bellissima, bellissima. Vediamo cosa c'è di altro. Ah, ok, ci sono le macchine da sbloccare, ovviamente. Ecco, vediamo. La Toyota Celica. Questo, ragazzi, per chi ha vissuto quegli anni, chi andava a spendere tutta la paghetta nelle sale giochi di quei tempi, ha trovato il suo. E qui abbiamo, ok, con la livrea, ragazzi, della Malebro, perché la Malebro era una famosa marca che ovviamente non si può dire, ed era la Malebro. Fantastica la Stratos, bellissima, bellissima, meravigliosa. Ovviamente ci sono un sacco di vetture, ok, adesso ci sono sempre appunto le, ecco, se si fa in questo modo, la Subaru, mamma mia, abbiamo veramente tanta carne al fuoco, ragazzi. Ma adesso andiamo con calma, torniamo sul nostro bellissimo Deltone iniziale. Io prenderei questo perché questo è proprio è lui. Allora, abbiamo sia la possibilità di fare marcia automatico o manuale. In questo caso andiamo su automatico, ce la spariamo. Sentite anche la voce della tipa, tutto molto arcade alla grande. Allora, qui abbiamo deserto, alpino, lago, foresta, montagna, fighissimo. Allora, facciamo subito un alpino, andiamo in montagna, dai, forza. Vediamo qua. Bellissimo, ragazzi, comunque trasmette già dalle prime battute ovviamente tanta roba, ovviamente stiamo parlando di un arcadone, però veramente tanta roba. Dai, andiamo qua che si parte, attenzione qui, figata, mamma mia, velocissimo, bello, attenzione, bello, molto fluido, qua siamo sui 100, oltre i 100 fps, attenzione.
E qua andiamo subito. Mamma mia, come reattiva la vettura! Incredibile, attenzione qua. Mettiamo il freno a mano, attenzione! Minchia! Ragazzi, abbiamo subito preso il muro qui, attenzione, attenzione! Mamma mia! E qui, attenzione, freno a mano, vai, vai, vai! Qui di traverso, come si faceva? Perché dovete ricordarvi che quelli che non lo sanno, in una delle caratteristiche fantastiche di Sigarelli, mannaggia, qui scivola la vettura, era proprio quella che si andava tutto di derapata. Mamma mia, perché il cabinato ovviamente, ma qui scivola tantissimo. E quindi si andava proprio di cabinato e c'era il volante e si andava, attenzione, vedete tutto di traverso così. Che figata però, veramente entusiasmante, bellissimo. Carino, e riprende proprio una grafica anche leggermente un po' più spartana che riprende proprio un po' quegli anni, perché comunque la qualità grafica di quegli anni era ovviamente molto più inferiore di questa, però riprende proprio un po', non so se è voluto, questo tipo di texture e tutto quanto che ricorda veramente molto, moltissimo. Attenzione, piatta è tutta mia. Beh, io adesso uscirei un attimo, andiamo. Allora, torniamo al menu, così vediamo una cosa di un po' più. Allora, torniamo al menu. Qui andiamo a vedere, facciamo gioca, vediamo cosa ci permette di fare. Allora, andiamo in un campionato, ad esempio. Ok, in questo caso possiamo di nuovo, come prima, scegliere la vettura. Io a questo punto, guardate che bella, questa bellissima Lancia Stratos. Dai, andiamo con questa, andiamo sempre di automatico. Ricordo che mi sembra che dovrebbe essere sui dorsali il cambio. Ok, qui partiamo, vediamo come funziona il campionato. Siamo partiti subito con questo campionato a bordo di questa fantastica, attenzione, di questa fantastica Lancia Stratos, che abbiamo evitato l'albero. Mamma mia, attenzione qua, già subito di traverso qui Mauri, attenzione col freno a mano tirato, attenzione, mamma mia, cioè, non sono più abituato qui col joypad. Mamma mia, come lo tocchi questo, si gira, attenzione. Qui abbiamo. Ah, ci sono gli extension time. Ok, ho capito. Proprio come era una volta. Attenzione al salto. E qui. Oh, abbiamo addirittura macchine da andare a recuperare. Esattamente com'era. Esattamente com'era, ragazzi. Cioè, il Sigarelli funzionava esattamente così. Aveva praticamente. Si correva e poi si raggiungevano vetture e bisognava superarle. Attenzione, c'erano gli extension time. Siamo a 9 secondi. Mannaggia, attenzione, il checkpoint. Ci siamo. L'abbiamo preso adesso. Attenzione. Adesso vediamo se riusciamo a recuperare qualche vettura. Attenzione, però, siamo in quindicesima posizione. Qui, attenzione. Mannaggia, abbiamo. Oh, ragazzi, la larga la strada, l'ho preso in pieno. 17 secondi. Attenzione, vediamo se riusciamo qui. Mannaggia, che figo però. Attenzione, siete. Ci siamo, ci siamo. Oh, ragazzi, comunque, siamo riusciti in qualche modo a finirla. A finirla, siamo riusciti, dai. Bellissimo, ma che figo è! Adesso andiamo nel deserto. Questo è proprio il classico gioco estivo, ragazzi. Questo è proprio tutta l'estate, dai. Ok, pronti, partiamo e andiamo. Dai, 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 forza! Qui ovviamente vediamo telecamere, sì, si può cambiare, però la telecamera principe di questo è proprio questa. Attenzione, siamo sempre in quindicesima posizione. Vediamo lì davanti, ci abbiamo uno da andare a recuperare di traverso, qua Mauri. Quelli, vedete, proprio la figata era proprio di andare di traverso in questo gioco. Bellissimo. Ricordo che comunque il titolo ovviamente è in Early Access, quindi non è ancora la versione Cactus definitiva. Mannaggia che botta che ha preso qua. 13 secondi, attenzione. Il checkpoint ce l'abbiamo davanti. Vediamo se riusciamo ad andare a recuperarlo. Sì. E quindi dicevo, è ovviamente in Early, cioè in Early Access. Quindi, oh, mamma mia, riesco a parlare oggi o no? In accesso, appunto, in accesso anticipato. Facciamo prima a dire così, va. Mamma mia, sta rete se dura. Ho una macchina non la tiro giù. E quindi ovviamente ci saranno sicuramente ancora delle aggiunte, delle cose che pian piano arriverà il gioco definitivo. Però vi dico, per il prezzo, diciamo poco più di 10 euro, siamo in là. Attenzione, siamo in 11 euro. Ovviamente questa è roba che farà la gioia sicuramente dei tanti amanti che hanno speso le paghette settimanali all'interno dei sale giochi di allora. Che
che è davvero fighissimo. Ma cazzo, l'obiettivo è andare a recuperare quello lì, il davanti, dai, almeno quello, 8 secondi, 7 secondi, dai, cerchiamo di andare a prenderlo, mannaggia, 3, 2, 1, dai, dai, e ci siamo, ma cazzo, ma... Deserto, palco libero, palco, deserto, palco, fantastico, dai, dai, andiamo avanti. Ah, ma è proprio velocissimo così, va di colpo di pezzo, ma qua si sta, cioè, è incredibile, si passa da una cosa all'altra, quello là è fermo, lui parte da lassù, avete visto che roba, cioè, incredibile, cioè qua si passa dal deserto alle montagne in un attimo, eh? Cioè veramente un cambio di pista pazzesco. Dai, dai, andiamo solo a recuperare, cerchiamo almeno questo, cerchiamo almeno di andare a recuperarlo lì davanti, almeno questo, dai, dammi sta gioia, dai, 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 cerchiamo di andare a recuperarlo, attenzione qua, mannaggia, no, lo minchia, veramente che sfiga, sfiga, mica tanto sfiga, qui è proprio deficienza, chiamiamola pure così, attenzione, abbiamo già preso prima qua, mannaggia, attenzione, a 3 secondi dallo scadere del checkpoint, dai, obiettivo, assolutamente, devo andare a recuperare quello lì, e intanto sono in quindicesima posizione, sempre nella solita quindicesima, no, dai, questa no, non ci andava, non ci andava, dai, dai, mamma mia, ragazzi, mamma mia. E vabbè, e vabbè, qui finisce la, il momento di gloria di Mauri a bordo della sua bellissima Lancia Stratos Alitalia. Purtroppo non ci siamo, tempo scaduto. Comunque ragazzi, davvero divertentissimo. Ovviamente nessuna pretesa, però è veramente un titolo arcade, assolutamente, usciamo pure. Veramente, veramente divertente, bello. Ovviamente vedo che ha una certa... sinergia un po' troppo eccessiva forse, ma bisognerà anche magari prenderci la mano, quindi ci sta, però è un pochino più, come dire, vediamo in pratica, voglio provare solo così per curiosità un'altra vettura, tanto per avere un po', ecco, un po' un termine di paragone, prendiamo una, andiamo ad esempio nel deserto, adesso qua facciamo soltanto una prova, un test, vediamolo un po' per vedere anche se c'è un po' di differenza tra le varie vetture, perché effettivamente tra la Lancia Stratos, eccola qua, la Subaru, c'era comunque una leggera differenza, ma più che altro proprio per scivolamento magari. Attenzione, ecco, vedete questa qua, avendo quattro ruote, un 4WD, sicuramente ha un'altra presa sul tracciato, però ovviamente carino, comunque ecco, anche qua vediamo che è comunque divertente. Poi ovviamente, come ripeto, questa grafica spartana un po', diciamo, attenzione, quel sasso è mio, mannaggia, era mio, mi guardava già, guardate lì, addirittura abbiamo veramente bellissimi bellissimi spot pubblicitari che ci rallegrano durante magari qualche pietrolina di troppo, attenzione qua Mauri per guardare i cartelli pubblicitari. Beh, comunque alla fine ragazzi è divertente, è carino e ricorda davvero moltissimo quel gioco arcade che era quel bellissimo Sigarelli. Bene ragazzi, io il mio intento era quello di portarvi questo titolo per farvelo vedere. Andiamo ancora un attimo solo nel menu se ci sono ancora altre cose in particolari da vedere. Però diversamente non ci sono altre cose, qua c'è una classifica, ovviamente non so qui magari se sono persone che giocano questo titolo. Immagino, penso di sì, e poi ovviamente qui abbiamo il nostro profilo, abbiamo le varie cose, qui cosa ci dice? No, qui sono i ringraziamenti, perfetto ragazzi. Allora io ovviamente questa sala arcade io ve l'ho portata, vi ho voluto portare questo Didi Rally per farvelo conoscere, dategli un'occhiata, chi è interessato ovviamente è un prezzo abbastanza irrisorio, magari dà anche l'infa a questi ragazzi di continuare a sviluppare e fare, perché comunque le idee ci sono, la cosa è veramente carina, ovviamente dovrà poi essere un pochettino sviluppato un po' di più, perché è vero che riprende tutto un discorso degli anni 90, però ovviamente oggi le persone hanno anche sono un pochettino più evolute, no, ovviamente, quindi è anche giusto magari creare del multiplayer eccetera eccetera, però tutto questo deve essere anche fatto sicuramente con un po' di soldini per poter investire in questa cosa. Bene ragazzi, con questo è tutto e noi ci vediamo alla prossima, ciao da Mauri.